Eh beh, è veramente un giorno speciale oggi qui a Videomix, con voi che ci parlate di queste specialità giornaliere, inteso spiritualmente. Senti, prima parlavi dei maestri che ti hanno in qualche modo portato avanti nella musica, e io leggevo nella tua biografia un nome per quello che riguarda il canto, Paola Arnesano. Paola Arnesano, la voglio sottolineare perché lei è stata ospite al Festival delle Morge diverse volte, per cui ho avuto modo di apprezzare la sua capacità canora e quindi adesso lascio a te il dovere di ringraziarla. Spesso faccio un appunto, spesso quando ci si esibisce comunque ci sono persone che danno spazio bene a noi artisti, spesso facciamo, è come se ci vergognassimo di menzionare, va bene, i nostri maestri. Penso che comunque sia una cosa fondamentale, perché alla fine, insomma, è vero che c'è da parte mia una predisposizione a quest'arte e tutto il resto, però insomma il maestro fa veramente tanto, e con Paola Arnesano ho veramente scoperto tante cose e continuo tuttora a scoprirle. Più studio con lei e più ho sete di sapere. Tra l'altro con lei affronto un repertorio prettamente jazzistico, quindi un genere comunque di qua si ascolta, magari si ascolta poco, però che ti apre veramente la mente a molte cose, anche a sperimentazione. Tra l'altro il jazz non pensiamo sia un genere antico, cioè il jazz è comunque sempre in evoluzione, vidi la fusion, vidi anche insomma il fatto che molti artisti, anche italiani come Mina, come Baglioni, ogni tanto tra i loro turnisti insomma infilano nomi grandi come Danilo Rea, come insomma alla fine non se ne può veramente fare a meno, è una cosa molto 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 importante. Dal punto di vista pianistico invece ho studiato con due persone che sono Michelangelo Decorato, che ora ultimamente ha fatto anche delle collaborazioni con la scuola di danza della Scala di Milano, e con un mio grande amico che è Bruno Montrone, che è veramente è un talento. Lui ha 26 anni, pensate un po', io ne ho 32, quasi 33, e mi sono praticamente affidato a lui anche per approfondire sempre l'aspetto jazzistico del pianoforte. Veramente mi ha illuminato notevolmente, quindi gli ringrazio di cuore, grazie, grazie. Questo perché l'hanno pagato, l'hanno pagato No, per è venire tutto. qua e hanno detto: guarda, se non dici queste cose, poi ti linciamo. Va bene, No, lo quindi. dico col cuore, lo dico Ah, col va cuore. bene, questa è la sincerità fatta a persona. Mentre Emanuele, tu non canti. Non canto, capita qualche volta i cori, diciamo la chitarra mi soddisfa pienamente, non trovo il mio modo di esprimermi con la chitarra, qualsiasi genere sinceramente, sono appassionato di chitarra, quindi può capitare che un giorno facciamo hard rock, o mi si può ascoltare un giorno magari in bossa nova con la chitarra, perché ripeto, sono comunque innamorato della musica, che è il genere, poi può essere anche, si può trovare nella giornata, un giorno uno sta così, ok, oggi sono tranquillo, domani sono un po' più arrabbiato e sono un po' Più rock. più Sì, rock, sì. però ha detto Alex che it's always a special day, quindi deve essere Infatti, sempre un sempre, giorno speciale, sempre. per cui anche se si cambiano le cose, in qualche modo è sempre un giorno speciale che va ricordato e va Ricordato da vissuto ricordare, nella certo. sua specialità. Ti chiedo di annunciare il prossimo brano. Il secondo brano è sempre contenuto in questo mio nuovo album ed è un brano in italiano, anche perché essendo italiano, insomma, sono molto legato alla lingua inglese perché mi piace scrivere in inglese, però bisognava anche rendere giustizia, come dire, alle mie origini, e quindi ho Al scritto anche tuo questo brano. patriottismo. Eh sì, ovvio, insomma. Questo brano si intitola E canto ancora. Alex Terlizzi.